Muitas vezes as pessoas se esforçam na academia para fortalecer seus corpos. Mas com que frequência treinamos nossos cérebros? Bem-vindos ao Curioso Demais e hoje vamos falar sobre as 10 melhores maneiras de se tornar mais inteligente. 1. Vacai. Em 2010, os cientistas americanos descobriram que uma certa microbactéria chamada Vacai influencia positivamente as atividades mentais de ratos, quando foram infundidas em seus corpos. Essas bactérias podem ser encontradas em pó das ruas no dia a dia. Se você for dar um passeio pelo mundo exterior, isso deve ajudá-lo a absorver algumas dessas bactérias em seu sistema. 2. Exercício. Pode parecer simples, mas o exercício melhora a função cognitiva. Portanto, é tempo de tirar o pó daqueles tênis, pegar uma raquete ou vestir uns calções de banho, porque deixa a endorfina fluir ao redor do corpo. Um corpo saudável significa uma mente saudável. Exercícios também ajudam a reduzir o estresse e melhora o fluxo sanguíneo do corpo, inclusive no cérebro. 3. Meditação. Em 2011, um estudo descobriu que a meditação pode realmente mudar a estrutura do seu cérebro. Além de ser super relaxante, a meditação também tem mostrado aumentar a quantidade de massa cinzenta em seu hipocampo e em seu córtex pré-frontal. Também foi mostrado que ela ajuda com o tratamento de problemas de memória, depressão, ansiedade e pode ajudar a melhorar sua autoconfiança. 4. Dieta. Uma máquina só é tão eficiente quanto o combustível que você coloca dentro dela. E o corpo humano é basicamente uma grande e complexa máquina biológica. Uma dieta de peixes com alto teor de ômega 3, frango, frutas ao estilo mediterrâneo e legumes tem provado aumentar o aprendizado. Alimentos como abacate, que são ricos em vitamina E, demonstram auxiliar no combate à doença de Alzheimer. 5. Diário. Mantenha um diário. Manter um diário permite anotar seus pensamentos e isso tem inúmeros benefícios. Leva autoconsciência, o que por si só já é um sinal de inteligência. Com que frequência você ouve as pessoas dizerem elas simplesmente não perceberam quão estúpidas são? Bem, avaliando seu dia e seu humor o impede de ser uma dessas pessoas. Ele também ajuda a exercitar sua memória, relembrando os eventos do seu dia. 6. Dormir. O sono é essencial para que o corpo humano funcione adequadamente. Enquanto nós dormimos à noite, o corpo aproveita a oportunidade para se reparar. Mas é importante que você esteja dormindo em um ritmo adequado para que isso seja o mais eficaz possível. Um sono ruim pode levar a doenças e enfermidades. Um bom descanso e um bom sono noturno mostram melhorar a resiliência de seu cérebro e a sua concentração geral. Portanto, certifique-se de dormir de 6 a 8 horas a cada noite. 7. Fazer as coisas de forma diferente. Seu cérebro aprende respostas ao longo do tempo. Por isso, tente desafiá-lo de vez em quando, pensando e fazendo as coisas de maneira diferente. Tente escovar os dentes ou tentar pegar uma bola com a sua mão ruim. Tente pular sobre seu outro pé. O que quer que você consiga pensar para tentar algo diferente com o seu corpo. Faça seu cérebro permanecer ativo para trabalhar mais, em vez de ficar muito confortável e usando respostas condicionadas. 8. Aplicativos e jogos. Há inúmeros aplicativos e jogos para ajudar você a treinar seu cérebro e aprender, memorizar e pensar diferente. Olhe ao redor e encontre aqueles que funcionam para você. Xadrez, pôquer, o Tetris, além de ser um bom passatempo, oferece uma grande ajuda para pensamentos e resolução de problemas. 9. Organização de tempo. Algumas pessoas acham que trabalham melhor entre o momento em que acordam pela manhã até o começo da tarde por volta das 11 horas. Outras pessoas, os notívagos, podem dormir até por volta das 2 ou 3 horas da manhã sem problemas. Todos trabalham de uma maneira diferente, portanto é importante que você tente estruturar seu dia para que possa maximizar a maneira como trabalha. 10. Don't cram. A maioria de nós já teve experiências no passado em que tivemos que estudar sério, como quando estamos aprendendo algo para um exame. Você precisa se forçar a regurgitar informações em momentos aleatórios. A mente humana simplesmente não se lembra das coisas de uma forma linear. Separar as coisas e depois regurgitar a informação. Aí estão algumas dicas para você ficar mais esperto. Se fossi bloccato nel deserto senza cibo né acqua, come farei? Come sopravvivrei? In effetti ci sono molti ambienti sulla Terra che non sono adatti per essere abitati dall'uomo e in cui sarebbe una sfida vedremo come fare per sopravvivere. Numero 1. Aria. L'ossigeno è il nostro bisogno base e senza di esso, dopo circa 5 minuti, sopraggiungono danni cerebrali e persino la morte. Il nostro corpo necessita ossigeno così che le cellule possano produrre energia. Senza di esso, come sappiamo, il nostro corpo muore velocemente. Numero 2.
Acqua. A parte l'ossigeno, l'acqua è la cosa più essenziale per la sopravvivenza umana. Il corpo umano faticherebbe a sopravvivere per più di 3 o 4 giorni senza acqua, anche se sembra che possa resistere fino ad una settimana. Dipende tutto dall'ambiente in cui ci si trova e dallo sforzo fisico coinvolto. Il tuo corpo usa l'acqua in ogni sua cellula, organo o tessuto per regolarne la temperatura e mantenere le funzioni vitali. Perdiamo acqua respirando, sudando o digerendo, quindi è molto importante stare idratati. Numero 3. Cibo. Il nostro corpo è come una macchina e necessita di carburante per funzionare. Il cibo che mangiamo è convertito in energia usata per varie funzioni. Il corpo umano può durare abbastanza a lungo senza cibo, dato che inizierà ad usare le proprie riserve di grasso. Di solito ci mette circa 30 o addirittura 40 giorni prima di morire per mancanza di una fonte di energia. E al numero 4, riparo. Trovare un buon riparo può aiutare a stare asciutti ed evitare di essere bagnati fradici, che sappiamo essere molto fastidioso. E il numero 5, sonno. Abbiamo parlato in altri video di quanto sia importante il sonno. La mancanza di sonno può portare a vari problemi, inclusi la diminuzione della temperatura corporea e allucinazioni. Il sonno è un momento di attività per il corpo, necessario per processare, rinforzarsi e ripararsi. Dopo 144 ore senza sonno, il corpo umano comincerà ad avere allucinazioni e le funzioni cognitive si ridurranno velocemente. Quindi assicuratevi di dormire almeno 10 ore per notte, bambini. Quindi come possiamo sopravvivere? Qual è la prima cosa sulla nostra lista? Esatto! L'aria! È l'ossigeno e, buona notizia, siamo sulla Terra. Quindi per questo siamo tranquilli. Qual è il numero 2? La nostra vecchia amica acqua. Già, l'idratazione è importante. Dovete cercare forme di vita, perché dove c'è vita c'è acqua. Tutte le cose viventi ne hanno bisogno. Parlo di vegetazione, uccelli e insetti. Possono tutti essere un segnale che c'è acqua nelle vicinanze. Frutti e cactus contengono acqua e schiacciandoli con rocce sarai in grado di estrarne un po'. Un'altra cosa da ricordare, anche se sembra banale, è che l'acqua scorre verso il basso. Grazie, gravità! Quindi dirigersi verso terreni più in basso può aumentare le probabilità di trovare fonti d'acqua. Se trovi del terreno umido, potrebbe esserci una fonte d'acqua sotterranea. Quindi, meglio mettersi a scavare? Il prossimo in lista è il cibo. Nel deserto non tutte le piante e gli insetti sono commestibili, quindi devi sapere cosa potrai mangiare. Una cosa da sapere è che se non hai trovato acqua, meglio non mangiare. Pessima idea! Il corpo perde acqua durante la digestione e riuscirai a sopravvivere più a lungo senza cibo. Quindi pensa prima all'acqua. Gli esperti concordano che i principali cibi commestibili siano i frutti del cactus e i legumi. Tutti i frutti di cactus sono sicuri da mangiare, quindi osserva bene. I rettili, credici o no, sono un'altra grande fonte di proteine. Gnam! E si dice siano facili da catturare. Il prossimo in lista è un riparo. Devi proteggerti dal caldo del sole che aumenterà la tua temperatura corporea e la perdita d'acqua portando alla disidratazione, che è da evitare. Devi trovare dell'ombra o costruire un riparo per crearla. Magari trova riparo in una grotta o dietro un cumulo di rocce. È importante trovare un riparo perché il numero 4 della lista si lega al numero 5. Trovare un buon riparo aumenta le possibilità di un buon sonno notturno. Di notte nel deserto fa molto freddo, al contrario delle alte temperature diurne. Devi trovare un riparo che non ti esponga al freddo mentre dormi e, idealmente, un posto abbastanza grande per stare stesi comodamente. Quindi, per concludere, state idratati, lontano dal sole quanto possibile e cercate qualche forma di civiltà. Brian Greene disse: «La scienza è un processo che ci porta dalla confusione alla comprensione». E non potremo essere più d'accordo, dato che la scienza ha reso praticamente tutto semplice per tutti. Ma ci sono alcune cose che non hanno una spiegazione. Benvenuti a Curiosare. Ecco 10 cose che la scienza deve ancora spiegare.
Tutti sapete che quando ci ammaliamo prendiamo le medicine. Quando gli scienziati testano una medicina, spesso danno ad alcuni pazienti ciò che è detto placebo, un sostituto della medicina vera. Tuttavia, in passato si è notato come alcuni pazienti rispondevano al placebo esattamente come avrebbero fatto alla medicina vera. Gli scienziati credono che questo sia un esempio della forza che ha la mente sul corpo, perché la persona crede di prendere la medicina e inizia a sentirsi meglio. Se osservi una barra magnetica, noterai che ha un polo positivo e uno negativo. Se tagli quella barra in molti magnetini piccoli piccoli, essi avranno comunque due poli. Tuttavia, nessuno sa con certezza perché. Perché l'atmosfera del Sole è così calda? Il Sole è enorme, pesante e ha un diametro di 1,39 milioni di chilometri, cioè 109 volte quello della Terra. La corona del Sole, l'atmosfera più estrema, raggiunge la sconcertante temperatura di 20 milioni di gradi Celsius. Normalmente stelle simili al nostro Sole hanno una corona molto meno calda, ma ad oggi gli scienziati devono ancora capire perché il nostro Sole sia così speciale. Sir Isaac Newton ci ha detto della gravità centinaia di anni fa, quando una mela gli cadde in testa. Non c'è una spiegazione unica su come funzioni la gravità. Forse la teoria più semplice è che sia un sottoprodotto di tutte le altre forze naturali che agiscono insieme. Gli scienziati ancora non sanno spiegare perché gli esseri umani sognino. Alcuni credono che i sogni siano un modo della nostra mente di filtrare e processare le informazioni. La scienza deve ancora spiegare il significato dei sogni, anche se alcune persone credono che i sogni contengano messaggi o significati nascosti. Ma ad oggi non ci sono prove per supportare questa teoria. Milioni di anni fa i dinosauri vagavano per la Terra. Più recentemente, anche 10.000 anni fa, i mammut lanosi esistevano insieme ai primi uomini. Ma perché non abbiamo più nessuno di questi enormi mammiferi? Ci sono varie teorie sulla loro estinzione. Una è l'aumento degli umani che li cacciarono fino alla loro estinzione. Un'altra è che un cambiamento climatico avvenne ad un certo punto, alterando l'ambiente terrestre abbastanza da rendere la sopravvivenza impossibile per queste bestie enormi. Tuttavia, il pensiero più comune è che siano morti a causa di molti fattori complessi combinati. Hai mai guardato una mucca mangiare? Stanno con la testa bassa masticando erba, ma sempre rivolte a nord o a sud. Strana questa. Sbadigliare. Sbadigliare è una cosa strana. Si pensa che sbadigliamo come riflesso perché non stiamo assumendo abbastanza ossigeno. Tuttavia, nessuno sa spiegare perché vedere o parlare. Sbadigliare faccia fare lo stesso. ASMR indica la risposta sensoriale apicale autonoma. Studi dimostrano come persone di ogni età e provenienza provino sensazioni simili con la ASMR e nessuno ha idea del perché. Gli esseri umani sono organismi molto complessi, vero? Io e voi abbiamo circa 20.000 geni diversi. Aiutano a renderci la meravigliosa specie complessa che siamo. Tuttavia, sai cos'è più complicato geneticamente di me e voi? Un pomodoro. Esatto, i pomodori hanno 30.000 geni nel loro corredo. Perché? Non si sa. Nessuno sa o sa spiegare neanche perché la patata ne abbia addirittura di più, arrivando a 39.000 geni. Penserete che noi, come esseri senzienti che hanno costruito la civiltà, avessimo qualche gene in più per farci funzionare. Ma a quanto pare potremmo non essere così complessi come pensavamo.